Ciao e benvenuto all'interno del mio canale. Oggi ho deciso di portare un argomento veramente interessante. Spero possa esserti utile per conoscenza personale. Oggi parleremo infatti di funnel di vendita, che cos'è, come funziona e dove viene utilizzato. Principalmente ti dirò che quotidianamente sei bombardato da inserzioni pubblicitarie sia sui motori di ricerca ma anche sui social network come Facebook e Instagram. Quotidianamente infatti milioni e milioni di inserzionisti utilizzano il metodo più innovativo, ovvero il business manager, per lanciare le sue campagne pubblicitarie per poter raggiungere milioni e milioni di clienti interessati al loro prodotto o servizio. Se non sai che cos'è un'inserzione, ti faccio vedere immediatamente un esempio tramite un'immagine. Come puoi vedere, infatti, abbiamo la pagina Mamma che offerta che sta sponsorizzando un massaggiatore per gambe e piedi attraverso Facebook. Ovviamente si presume che questo inserzionista abbia fatto un'accurata indagine prima di lanciare questa inserzione attraverso il social network. Questo perché se attraverso l'analisi di un determinato studio del target del settore avrà la possibilità di poter convertire molto più facilmente rispetto a farlo in maniera del tutto casuale. Infatti, attraverso la call to action dà la possibilità di poter fidelizzare i suoi clienti e di spostarsi all'interno di un funnel. Per chi non sa che cos'è un funnel, ti ho preparato questa immagine che ti fa capire in pochi semplici passaggi come funziona. Il funnel ha una struttura in imbuto. Nella parte superiore abbiamo la parte pubblicitaria, molto molto importante, perché nella fase iniziale lanceremo una campagna broad e quindi faremo conoscere il nostro prodotto o servizio a eventuali persone che non conoscono il nostro brand. Nella parte inferiore abbiamo l'imbuto che va a stringersi. Di conseguenza, se nella parte superiore avevamo raggiunto 100 persone, nella parte inferiore ne avremo all'incirca la metà. Nella parte di spiegazione ed educazione va ad avvenire un fattore fondamentale, ovvero quello dell'email marketing. Infatti, in questa determinata sezione l'utente avrà la possibilità di lasciare attraverso un format di contatti il proprio email o il suo recapito telefonico. In questo modo avremo la possibilità di proporre al nostro eventuale cliente un upsell, se vogliamo vendere un prodotto superiore a quello dell'inserzione, un cross-sell, se vogliamo vendere un prodotto equiparante al prodotto dell'inserzione, oppure se questi due prodotti che abbiamo dedicato al nostro eventuale cliente non sono idonei, abbiamo la possibilità di fare una marcia indietro e andare a proporre un prodotto di scala inferiore, quindi downsell. Nella parte ancora più stringente abbiamo la fase finale, ovvero quella dell'acquisto. Sarà quella fondamentale, infatti, dove avremmo convertito il nostro cliente. Ce n'è ancora una parte ancora più piccola, ovvero quella del cliente fidelizzato. In questa parte, infatti, troveremo tutte quelle persone che quotidianamente o mensilmente, quindi dopo un determinato periodo, decidono di acquistare il nostro prodotto o servizio in maniera periodica. Questo è quello che penso del funnel in maniera breve. Se hai qualche dubbio o vuoi qualche desiderio, o vuoi qualche informazione al riguardo in più, sono disponibile a risponderti tranquillamente, non ti fare problemi. Per quanto riguarda invece la costruzione di funnel di vendita, io utilizzo una piattaforma all in one con più di 37 strumenti. Utilizzo Builderall, una piattaforma fantastica. Trovi infatti i miei video, ti invito nell'accademia totalmente gratuita dove puoi trovare tutte le spiegazioni necessarie per poter iniziare il tuo business online. Da Giulio Gucciardo è tutto, ti invito a iscriverti all'interno del mio canale, a lasciare un bel like e a premere la campanellina in maniera tale da non perderti i prossimi video. Per oggi è tutto, ti ringrazio, ciao!